Borsellino 2012 al procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Federico Cafiero De Rao, la motivazione. Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli è il magistrato che bracca i boss camorristi, coordinando con professionalità e successi indiscutibili il pool di magistrati contro la camorra e i casalesi. Consapevole dei grandi sacrifici che comporta una lotta così dura, a rischio della sua vita, con Roberto Saviano negli anni è diventato il simbolo più vero e più concreto della vittoria dello Stato contro la camorra. Fu il primo, nel 1995, prima di Gomorra, a sottolineare la potenza criminale e il forte radicamento di questo clan. Dalla testimonianza di Falcone, Borsellino ha ereditato il suo impegno, credendo da magistrato che per capire e combattere il fenomeno della criminalità organizzata occorre anzitutto rendere conscia la sensibilità collettiva del suo radicamento, della moltitudine delle forme con le quali si manifesta e si insinua nelle realtà locali, grazie alle quali riesce ad assumere portata nazionale. Per la sua lotta per una nazione più giusta, più libera, più civile, più bella, a Federico Cafiero De Rao il premio Borsellino 2012 per la legalità. Premia Lorenzo Diana. Prego. Sono onorato naturalmente del premio che mi è stato conferito. Devo dire che il premio Borsellino significa per me tutta una storia dedicata alla lotta alla camorra. Nel 1992, quando venne ucciso Paolo Borsellino, ero entrato da poco nella Direzione Distrettuale Antimafia, che appunto era stata istituita nel novembre del 1991. E avevo iniziato a indagare su quello che poi sarà il famoso clan dei casalesi, di cui si ignorava tutto, pur essendo un clan oramai infiltrato fortemente nelle istituzioni, nell'economia, nella politica. E ricordo che all'epoca vi era una totale assenza di sensibilità nel contrasto antimafia. Erano pochissime le voci che si muovevano contro la camorra nei miei territori. Fra queste pochissime voci c'erano Don Peppino Diana, che è un sacerdote che non manco di ricordare in ogni pubblica manifestazione. Un sacerdote che nel marzo 1994 venne ucciso dal clan dei casalesi e venne ucciso perché in un momento di lotta interna allo stesso clan un gruppo pensava che quel sacerdote, l'unico che parlava contro la camorra, dovesse essere ucciso perché così si sarebbe richiamata sul territorio l'interesse delle istituzioni, della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, di tutti quelli che dovevano combattere il clan dei casalesi, e quindi la fazione scissionista voleva combattere così quella vincente. Io ero di turno esterno, quando intervenni proprio per quell'omicidio. Giunsi a Casal di Principe e fu la prima volta che entravo in quel territorio. Giunsi in una piazza deserta, una piazza nella quale non c'era nessuno, una chiesa vuota, un uomo disteso per terra con tre proiettili che lo avevano attinto. Era un sacerdote che aveva dato la sua vita per insegnare ai ragazzi che bisognava essere contro la mafia. Ebbene, quei ragazzi erano gli unici che hanno continuato a portare avanti quei grandi valori, che sono i valori importanti in cui crediamo tutti. Sono valori di libertà, sono valori di indipendenza, sono i valori fondamentali per cui ciascuno di noi si
si muove per la società. E Paolo Borsellino è morto per quei valori. Giovanni Falcone è morto per quei valori. È vero, come si diceva poc'anzi, pezzi dello Stato hanno colluso con la mafia, è vero, ma c'è tutta un'altra parte dello Stato che è forte, una parte che reagisce, che interviene, una parte che dà fiducia. Pensate, dopo 20 anni, questo clan dei Casalesi è costretto, non dico al silenzio, ma i propri affari e l'omertà è quella del clan, non più quella della gente. Non c'è certo una diffusa collaborazione, ma è anche vero che c'è una grandissima fiducia verso le istituzioni, in particolare verso la magistratura, verso le forze di polizia. E devo anche dire che quando si parla di magistratura non si può parlare di un uomo, bisogna parlare di gruppi di uomini, perché un uomo non fa la magistratura e un magistrato non è niente se non ha al fianco forze di polizia giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, che compatti lo sostengono e portano avanti indagini a sacrificio della famiglia, della propria pelle, delle proprie risorse economiche, perché oggi non ci sono nemmeno quelle, eppure ci sono uomini che continuano a lavorare. Questo premio io lo dedico innanzitutto alla mia famiglia che mi sostiene e anche qui e oggi e mi ha accompagnato, così come a tutte le forze di polizia giudiziaria che collaborano con noi e ai magistrati, innanzitutto a quel gruppo di magistrati eccellente che io coordino, tra cui lo stesso Antonello Ardituro, che è un gruppo di magistrati che con coraggio, con impegno quotidiano, raggiunge quotidianamente veramente risultati eccellenti, brillantissimi, che onorano la memoria di Paolo Borsellino. Io dico a voi ragazzi, e siete in tanti qui oggi, non abbiate mai paura di difendere i vostri diritti. È importante che le vostre libertà vengano difese da ciascuno di voi. Non tiratevi mai indietro, se foste anche soli a combattere contro tutti, combattete per la vostra libertà, perché certamente vincerete. Grazie. Grazie.